L'assessore Remaschi è uno dei due assessorati, il suo coinvolto in questa firma del protocollo d'intesa con i comuni della Val di Chiana nella sala Maria Grazia Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati, questa mattina a Firenze. Assessore, la mano dell'uomo non è stata particolarmente invasiva in Val di Chiana, ma si è teso piuttosto a mantenere. Le bonifiche leopoldine hanno lasciato sicuramente un segno, hanno modellato il territorio non deturpandolo. Ancora oggi si vede che il reticolo idraulico, ma anche la conformazione delle aziende, diciamo, è pensata come era pensata una volta. Poi è un territorio straordinario, fantastico, per quello che riguarda l'aspetto paesaggistico, ambientale, agricolo. Lì si fanno tante produzioni di grande qualità e quindi chiedere questo riconoscimento per questo territorio, mettere insieme tutti i sindaci, tutti gli operatori di quel territorio, secondo me è un segno distintivo che può rafforzare, può creare nuove opportunità. Beh, io credo che per noi sia sicuramente molto importante questo. Peraltro, leggendo con attenzione il decreto ministeriale del 2014 per questo tipo di riconoscimento, personalmente penso che questo territorio abbia tutte le carte in regola per averlo. Completeremo il dossier, lo sosterremo, lo patrocineremo e chiaramente lo sapremo rappresentare al meglio di fronte all'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, perché credo che meriti questo tipo di attenzione. In sede di conferenza stampa lei ha fatto un cenno anche alle potenzialità turistiche di questo accordo. Sicuramente sì, ma noi lo sappiamo, in Toscana, voglio dire, agricoltura e turismo vanno a braccetto. Spesso in tantissime riunioni si sente dire che noi nelle bottiglie di vino o di olio mettiamo un pezzo del nostro territorio, che è l'identità culturale, storica, che spesso è il valore aggiunto. Noi dobbiamo raccontare, oltre alla qualità che c'è all'interno di ogni singola bottiglia o in qualsiasi prodotto agroalimentare, tutta la storia che c'è dietro. Più sappiamo raccontare anche la storia e la nostra cultura, più secondo me diamo un valore aggiunto. Questo paesaggio, questo protocollo d'intesa vuole valutare, vuole far entrare il paesaggio della Val di Chiana nei paesaggi storici d'Italia. La domanda è: ci riusciremo? Io penso di sì, perché le caratteristiche ci sono e soprattutto c'è una forte volontà dal basso che le amministrazioni territoriali con i loro sindaci hanno mostrato con grande convinzione. Tra l'altro questo progetto e questa richiesta si sposa bene con il progetto di paesaggio che sta andando avanti e che è arrivato nella fase finale, perché è approdato in consiglio per la sua adozione e poi successiva approvazione. Io sono convinto che in una fase come quella che stiamo attraversando, dove tutte le energie e le tecnologie sono mirate a cercare di accelerare lo sviluppo economico, ci sia un compito dei territori che è quello anche di salvaguardare la propria identità storica e territoriale. Questa identità è composta sicuramente da quelle che sono le opere della bonifica granducale, della rete e della maglia agraria che è stata realizzata, dalla varietà delle produzioni che si sono negli anni passati e nella storia coltivate. Quindi tutto questo è un grande patrimonio che poi è fondamentale anche per una maggiore attrazione turistica, per una valorizzazione ulteriore delle produzioni. Quindi credo davvero che questo obiettivo che le amministrazioni in maniera unitaria si sono date, che hanno trovato pieno accordo nella regione, sia veramente un obiettivo importante di salvaguardia, di tutela e di promozione del paesaggio della Val di Chiana e anche importante per quanto riguarda uno sviluppo economico in agricoltura e non soltanto in agricoltura, per cui questa straordinaria vallata della Toscana è sicuramente evocata. Paesaggio, assessore, anche leopoldine. Sì, il paesaggio, come dicevo, è composto da tutto quel vissuto e da quella sedimentazione che le comunità hanno prodotto in un territorio, plasmandolo per
soddisfare i propri bisogni socio-economici. La Toscana è un esempio di come l'incontro tra una natura generosa e l'opera dell'uomo abbia veramente prodotto un paesaggio straordinario che ci è invidiato, che ci è conosciuto, che ci è rispettato in tutto il mondo. Quindi tutte le iniziative che vanno nella direzione di salvaguardare questo paesaggio, ma inteso nell'accezione della Convenzione Europea del Paesaggio, quindi non soltanto come conservazione ma anche come fattore e molla di sviluppo, sono iniziative importanti che la Regione cerca di supportare. È stata Roberta Casini questa mattina insieme ai due assessori Remaschi e Ceccarelli a firmare in qualità di comune capofila del progetto il protocollo d'intesa. Roberta ha tessuto le fila e ha organizzato, ha tenuto a bada tutti gli altri comuni della Val di Chiana, Senese e Aretina. Devo dire che è stato un onore rappresentarli, un onore stamani firmare questo protocollo d'intesa insieme alla Regione. Ringrazio gli assessori e tutta la Giunta per aver creduto nel nostro progetto, e adesso siamo arrivati alla fine quasi del secondo step, il dossier è praticamente pronto e quindi a novembre, come da cronoprogramma, lo presenteremo al MIPAF e credo che veramente ci siano tutte le condizioni perché la Val di Chiana sia riconosciuta come paesaggio storico rurale. Quali potrebbero essere le prospettive? Le prospettive sono naturalmente di ricadute economiche importanti dal punto di vista agricolo, turistico, ma soprattutto avere un paesaggio che ha un importante riconoscimento già utilizzabile in quel momento, non solo, è utilizzabile anche tutto il lavoro che il team tecnico ha fatto e che consegnerà alle amministrazioni, ma soprattutto una volta che saremo iscritti in questo registro, di lì si apriranno le candidature, da una parte l'UNESCO, dall'altra la FAO, quello che poi le amministrazioni magari sceglieranno di fare in futuro. Quanti sono i comuni che hanno aderito? 11 comuni, sono 7 della provincia di Arezzo e 4 della provincia di Siena. Questo naturalmente è il perimetro che ci aveva un po' indicato il Ministero. Il comune di Cortona è particolarmente interessato a questo protocollo? Sì, assolutamente. Abbiamo un territorio vastissimo, tra cui anche abbiamo un notevole numero di leopoldine. Molte sono state ristrutturate, altre sono in via di ristrutturazione, è praticamente una sorta di segno distintivo della nostra Val di Chiana, soprattutto del territorio cortonese, quindi siamo particolarmente felici di aver avuto accesso a questa possibilità, ma soprattutto cercheremo assolutamente di sviluppare in futuro questo tipo di paesaggio e soprattutto di tutte le aree leopoldine come si meritano. È un accordo che ci vede tutti insieme, quindi i comuni della Val di Chiana Aretina e quella senese, che preferirei dire della Val di Chiana tutta, che è qualcosa già che ci identifica come uniti. È un progetto assolutamente interessante, noi vogliamo valorizzare tutto quello che abbiamo, quindi la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro paesaggio. Abbiamo prodotti di eccellenza e quindi lavorando tutti insieme, valorizzando le nostre eccellenze in accordo con la Regione Toscana, credo che possiamo fare davvero un buon lavoro, e il segnale, e lo ripeto, di lavorare tutti insieme è un qualcosa, è un valore aggiunto che in qualche modo ci fortifica. Noi deteniamo il maggiore distretto ortofrutticolo sicuramente della provincia di Arezzo, ma forse anche oltre, e negli ultimi tempi si fa davvero dura la vita di questi agricoltori. Ne abbiamo parlato proprio in un incontro in questi giorni e politicamente mi sono presa proprio l'impegno di interloquire con la Regione, con loro stessi, con le associazioni di categoria e gli altri sindaci della Val di Chiana, sia aretina che senese, per cercare comunque di avviare un percorso di condivisione, di messa in rete per superare questo momento davvero difficile. L'agricoltura è davvero ad un bivio. Per quanto riguarda il protocollo che è stato siglato questa mattina, ci sono buone prospettive? Sì, è un percorso che abbiamo avviato un paio di anni fa, ma sembra che vada nella giusta direzione, anche perché obiettivamente ci sono specificità che non troviamo in nessun altro paesaggio, quindi ritengo che abbia tutte le caratteristiche per essere inserito in questo registro. Un protocollo d'intesa che potrebbe avere prospettive anche dal punto di vista e culturale e turistico, ne parliamo col sindaco di Monte San Savino. Indubbiamente è stato pensato proprio con questo obiettivo, cioè non solo essere un valore aggiunto per il nostro territorio,
territorio, ma dare l'opportunità a chiunque vorrà usare, diciamo, questo sistema e questa opportunità proprio per andare avanti nella promozione, nella tutela, nella salvaguardia veramente del nostro territorio, della nostra cultura e delle nostre tradizioni. E questa cosa io chiaramente la vivo da soli 3 mesi, da quando sono stata eletta, ho saputo di questo protocollo d'intesa e sono stata molto contenta che Marciano, che poi è il paese più piccolo della Val di Chiana, faccia parte appunto di questo protocollo, perché è un valore aggiunto che darà la possibilità anche a Marciano di essere, come dire, al centro per quanto riguarda il turismo e non solo il turismo, proprio anche per la valorizzazione del comune stesso. Questo è proprio uno step importante proprio per il riconoscimento della candidatura di questo importante territorio vasto, non solo appunto della provincia di Siena ma anche di Arezzo. Anche questo è uno strumento che è riuscito ad aggregare diversi comuni delle due province, anche questo è un ulteriore passaggio importante anche di riconoscimento dell'importanza di questo territorio, che diventerà sicuramente ancor più attrattivo da un punto di vista turistico, ma a nostro avviso può rappresentare anche uno strumento attraverso il quale difendere e valorizzare quelli che sono poi le nostre identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Quindi un importante progetto che Montepulciano ha aderito in maniera convinta fin dall'inizio e che portiamo avanti insieme a tutti gli altri territori e sindaci dei due comuni, delle province di Arezzo e di Siena. Diciamo, è da un po' di anni che la Val di Chiana non è più senese da Retina, ma la Val di Chiana che ragiona all'unisono, e siamo molto contenti di farne parte. La mia collega Roberta Casina ha fatto un ottimo lavoro con il suo staff e noi, come altri comuni, siamo andati al seguito e siamo felici anche di firmare questo protocollo con la Regione Toscana. Sono convinto, insieme ad altri anche protocolli culturali e di territorio, potrà valorizzare ancora meglio il nostro bel territorio, che, come ho sempre detto, è un ricco di fertilità in quanto bonificato dall'Leopoldo. E siamo contenti ovviamente di farne parte come comune di Torrita e spero anche che gli altri comuni ci mettano l'impegno che ci ha messo Roberta e i tanti sindaci che sono presenti. Nonostante anche i cambi di amministrazione, siamo stati bravi a dare continuità al progetto e speriamo ovviamente in questa candidatura UNESCO. Per noi è molto importante lavorare in rete e anche unirci alla realtà aretina, perché poi lo sviluppo a livello turistico, sociale, culturale parte proprio dall'unione e dalla forza che si può creare da più elementi che sinergicamente lavorano insieme. Quindi per noi è stato molto importante oggi, come comune di Sinalunga, essere presenti, essere attivi e partecipare alla firma di questo protocollo d'intesa.